Buonasera, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Puzzle. Questa sera torniamo a parlare di fondi rustici, comune di Mistretta. L'argomento è di grande attualità, è un argomento caldo che interessa tantissimi allevatori di Mistretta e non solo, vedremo nel corso di questa puntata. D'altronde si sa, l'affitto di questi fondi rustici, di questi terreni, risolleverebbe le sorti dell'economia di questo territorio. Vi presento subito i miei ospiti, che sono tanti, do un caloroso benvenuto a tutti, ve li presento uno per uno. Gabriella Regalbuto, avvocato che da anni si occupa delle tematiche relative alla zootecnia, buonasera, benvenuta. Il sindaco di Castel di Lucio, Pippo Nobile, buonasera e benvenuto. Riccardo Zuccoli, che è sindacalista UCI zonale, responsabile, ed è anche responsabile del centro assistenza agricola Agri Servizi SRL. Buonasera e benvenuto. E andiamo dall'altra parte, Vincenzo Agnello, che è presidente della società Lacerere di Mistretta. Buonasera, Buonasera, benvenuto. grazie. E poi abbiamo Soccorso Stimolo, che è il presidente del consiglio del comune di Castel di Lucio, e Buonasera. Giuseppe Giordano, segretario della cooperativa San Placido. Buonasera e benvenuti tutti. Cominciamo questa puntata facendo un po' di chiarezza. Perché vogliamo tornare a parlare di fondi rustici? Cosa è successo? Da quando il comune di Mistretta è stato commissariato, è guidato dai commissari, da una commissione prefettizia. I commissari hanno preparato il regolamento che regolarizza l'affitto di questi fondi rustici. Sono usciti due bandi, uno il 22 novembre 2019, l'altro il 23 dicembre 2019. Nel frattempo gli allevatori si sono incontrati, ci sono state delle proteste, hanno portato avanti delle manifestazioni di piazza per far sentire le loro esigenze. Lamentano la mancanza in questo regolamento di usi civici e altre problematiche. Di recente il comune di Castel di Lucio ha acceso i riflettori sulla vicenda fondi rustici. Voglio dire ai telespettatori che si sono sintonizzati in questo momento o chi non conosce la vicenda, che da anni, da oltre 50 anni, adesso lo chiederemo a loro, i castelluccesi, gli allevatori di Castelluccio lavorano nei territori di Mistretta. Esattamente, hanno sempre avuto in gestione, in affitto, il feudo Francavilla, perché ripetiamo che il territorio del comune di Castel di Lucio è più piccolo rispetto a quello di Mistretta. E lunedì, partiamo da questo lunedì, c'è stato un consiglio comunale a Castel di Lucio, riflettori accesi sui fondi rustici. Sindaco, non parlo più io, che cosa è emerso da questo consiglio comunale? Ho già parlato troppo. Allora, intanto buonasera, saluto tutti gli ospiti che sono oggi venuti e anche i telespettatori che sono a casa. Allora, è nato, diciamo che intanto l'amministrazione comunale si è interessata del problema da diversi mesi e nello specifico dal mese di maggio dell'anno scorso. Quindi abbiamo avuto un'interlocuzione con i commissari perché si arrivasse quanto prima ad avere un regolamento e quindi i bandi per l'assegnazione dei fondi. Che sono fermi da quando sono scaduti i contratti, nel l'ultimo è novembre scaduto novembre del 2018. 2018. Quindi l'amministrazione comunale, e qui io sono in veste di sindaco, quindi io parlerò di problematiche politiche, non voglio entrare nel merito del regolamento, dei tecnicismi, insomma, che poi sono legati. E per quanto riguarda l'aspetto politico, noi ci siamo ritrovati oltre 40 famiglie, ma perché ci sono poi, oltre alla cooperativa, anche altre aziende agricole che utilizzano dei fondi rustici, si sono trovati a non avere più il terreno dove pascolare. E quindi questo è stato un danno già nella primavera scorsa, lo scorso anno. Questi terreni sono rimasti chiusi sostanzialmente, nonostante le necessità e i bisogni. C'è stato pure qualcuno che ha cambiato mestiere. È stato È costretto a stato farlo. costretto a farlo o a trovarsi un'altra occupazione nel frattempo, e quindi questa cosa ci ha preoccupato perché ha sollevato un problema sociale ed economico. Quindi, nel momento in cui il percorso avviato
dopo mesi, anche perché non è stato un iter facile. Abbiamo appreso dell'esistenza di ricorsi che avrebbero potuto e potranno rallentare. Gli allevatori che hanno presentato ricorsi al Presidente al della Regione, esatto, perché hanno impugnato questo regolamento. Allora, intanto ripeto il ruolo politico, cioè noi non entriamo nel merito dei regolamenti. Certe cose non possiamo entrare nel merito nemmeno noi. Magari ci sarà la possibilità, visto gli ospiti anche conoscono ancora di più, hanno seguito. Si possono addentrare loro. Ecco. Ripeto, non si tratta di dire i ricorsi, di mettersi contro i ricorsi, si tratta solamente di essere, siccome è una materia molto sensibile, di manifestare ai commissari straordinari, alla commissione straordinaria, al prefetto, al presidente della regione, che questo iter non deve essere bloccato o allungato ancora di più. Sebbene i regolamenti, i bandi possono essere sempre perfettibili, è chiaro che noi ci rendiamo conto che il regolamento non accontenta tutti, che poteva essere fatto diversamente, però voglio dire, si è riusciti a pubblicare il regolamento e i bandi, andiamo avanti speditamente perché ci ritroveremo di nuovo in primavera con lo stesso terreni. Problema, non solo, poi io ho sentito anche c'è anche il problema legato ai fondi comunitari e finanziamenti che è una cosa non secondaria, però, certo, sì. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo... Cerchiamo di capire con l'avvocato Gabriella Recalbuto cosa è successo. C'è stata una protesta più di un mese e mezzo fa, gli allevatori, i rappresentanti si sono riuniti perché vogliono portare avanti le loro esigenze. Quali sono le problematiche che hanno riscontrato in questo regolamento? Diciamo che la protesta parte già dal mese di luglio, quando è stato pubblicato il primo regolamento il 2 luglio del 2019. Noi ci siamo riuniti presso la società La Cerere, abbiamo stilato un documento e abbiamo chiesto ai commissari prefettizi un incontro proprio per manifestare le nostre perplessità che abbiamo rilevato nel regolamento. In particolare non veniva riconosciuto un diritto di precedenza agli allevatori, ai cittadini di Mistretta, e risultava essere un bando aperto a tutti. Tutti sappiamo che è un bando aperto all'intera nazione, come abbiamo detto la volta scorsa, piuttosto che anche all'intera Europa, comporterebbe il rischio dei cosiddetti pascoli fantasma. Ad oggi abbiamo notizia che poi verranno verificate che sul feudo Francavilla gravano circa 70 domande. Queste domande, queste buste arrivano anche da fuori, arrivano dalla Valle d'Aosta, arrivano dalla Lombardia. Residenti, cittadini. Con questo regolamento e con questo bando noi non stiamo garantendo né i cittadini di Mistretta, né i castelluccesi, né tantomeno il comprensorio nebroideo. Il problema è zonale. Sono dei mistrettesi. Cos'è successo nei vari incontri? Finalmente siamo riusciti a fare diversi incontri con i commissari prefettizi, a un incontro hanno partecipato anche una delegazione di Castel di Luce, era presente il Presidente del Consiglio e anche il segretario della cooperativa San Placido, e noi lì chiedevamo il riconoscimento del diritto del demanio civico. I commissari prefettizi hanno negato l'esistenza di questo demanio civico sul territorio di Mistretta, pertanto noi abbiamo avanzato un'istanza alla commissione per la liquidazione degli usi civici, che è presso l'assessorato regionale all'agricoltura, e abbiamo chiesto se fosse vero che il territorio di Mistretta era aggravato appunto da demanio civico o meno. Hanno risposto immediatamente con una nota dicendo: sì, è vero, sul territorio di Mistretta ci sono numerosi fondi che sono aggravati dal demanio civico, quindi con tutte le conseguenze del caso, però naturalmente la ricognizione di questo territorio richiede del tempo. Io è di ieri, questa notizia ancora diciamo non l'avevo diffusa, è di ieri la notizia e ho parlato con il commissario per la liquidazione degli usi civici e mi ha detto che entro 2 settimane loro consegneranno al comune di Mistretta una relazione
perché hanno portato a compimento la ricognizione del demanio civico del territorio di Mistretta. Circa 3.000-4.000 ettari di terreno sono gravati dal demanio civico, pertanto nel momento in cui verrà consegnata questa relazione i commissari prefettizi non potranno più tirarsi indietro, non potranno più dire no, non è vero che sul territorio di Mistretta grava questo diritto, assolutamente. Quindi dico, questo avrà delle conseguenze. Questa è una conquista sicuramente, se si va avanti. Perché noi abbiamo scelto, tant'è che la società La Cerere e la delegazione di allevatori, diciamo, che si è confrontata sempre con i commissari, hanno scelto di non impugnare né il regolamento né tantomeno il bando. Io avrei potuto farlo, ho scelto di non farlo perché abbiamo scelto comunque di dare la possibilità agli allevatori di usufruire di questi terreni, perché effettivamente, come sono mancate le terre agli allevatori di Castel di Luce, così sono mancate le terre anche agli allevatori di Mistretta. Certo. Siamo tutti sulla stessa barca, non c'è un privilegiato o un non privilegiato. Il danno è comune. Il danno è comune. Quest'anno il danno è maggiore perché scade il secondo anno diciamo giacenza dei titoli e quindi se non si riuscirà a prendere, diciamo, se non si riuscirà a divenire ad un contratto di affitto, la gente perderà anche i contributi comunitari che erano stati fissati su quei terreni. Grazie Avvocato Regalbuto. Vincenzo Agnello, il professor Vincenzo Agnello rappresenta qui la categoria. Voi quando avete visto questo regolamento, insomma, vi siete accorti che mancava, diciamo, che c'era questo problema che non riconosceva i diritti ai residenti? Sì, l'abbiamo attenzionato con l'avvocatessa che ci ha supportato dal primo giorno, poi ci siamo riuniti, ci siamo seduti in un tavolo tecnico, io, l'avvocatessa e di seguito un nutrito gruppo di allevatori mistrettesi, che giustamente gravano, cioè la loro economia grava su questi terreni mistrettesi, perché purtroppo l'economia dovrebbe reggersi su questo. Sì, tutto il territorio di Mistretta, Castel di Lucio, che le altre attività, però la fonte primaria negli anni e anche oggi, considerando che i posti fissi sono finiti, grava sull'agricoltura, sull'allevamento. Andando, cosa è successo? Questo comparto è in ginocchio. Questo comparto è in ginocchio sia per tante altre motivazioni di leggi comunitarie che hanno un pochettino penalizzato il settore, nonostante parlano di aiuti, però in fin dei conti non arrivano questi aiuti. Due, molte aziende vivevano e sopravvivono con i terreni comunali, perché purtroppo non tutti hanno avuto la fortuna che il genitore, lo zio ha lasciato in eredità un'azienda completa. Quindi molti allevatori sopravvivono con dei terreni, soprattutto quelli che hanno poco terreno, cioè sui 20 ettari, quindi non penso che i 20 ettari possano creare scompiglio oppure andare a speculare con 20 ettari. Quindi voi chiedete noi che questo possa essere, sì, sicuramente, possano sì, essere soprattutto, ridati. Soprattutto io chiederei, cioè mi faccio portavoce del gruppo che rappresento, che soprattutto coloro che erano in regola con i pagamenti, perché noi poi alla fine, cioè nel momento in cui siamo stati a parlare con i commissari, è uscito fuori che eravamo tutti mafiosi, tutti che non pagavamo, quindi questa cosa francamente questo non è vero, ci fa pesa, male questa ci pesa, cosa, perché c'è gente i cittadini onesti ci sono, hanno pagato, se poi ci sono stati coloro che non hanno pagato, e io mi chiedo, in questi anni tutti coloro che non hanno pagato, dov'era l'ente, il comune, che adesso si vuole rifare sugli allevatori oggi? Cioè in tutti questi anni che non sono stati pagati gli affitti, quindi il comune magari ha preso, però in ogni caso il comune non penso che è andato in default solo per i terreni comunali. Dico, ci saranno stati altri campi, altre situazioni. Quindi adesso io chiedo, e l'avvocatessa l'ha detto, di accelerare questi tempi, perché se già qualcuno ha chiuso, qualcuno ha cambiato mestiere, se ha trovato dove andare, perché non è facile oggi a 40 anni, a 50 anni andare a cambiare mestiere. Dico, non lo trovano i giovani, figuriamoci una a 40 anni, 50 anni. No, per 40. Altra cosa, se ci sono dei giovani che malauguratamente vogliono intraprendere questo mestiere e non gli diamo il comune, oltre a essere, cioè perché il cittadino mantiene il comune, giusto, pagando le tasse, il comune può porgere una mano, in questo caso può porgere la mano con i terreni comunali. Può incentivare un giovane, e in questi anni non sono stati incentivati,
perché negli ultimi, diciamo, giovani che si sono messi in, sono scesi in campo, non hanno avuto assegnato nemmeno un centimetro di terra comunale. E questa cosa deve essere attenzionata, perché dico, capisco che tutti ne abbiamo bisogno, ma andiamo ad agevolare, cioè, le nuove leve, perché dico, bene o male, ormai i pensionati, ma anche il pensionato, perché ci sono alcuni pensionati che ancora insistono, perché con 400 euro, 500 euro di pensione, non penso che possano continuare a vivere una vita agiata. Quindi attenzioniamo tutte queste piccole, che secondo me non sono poi piccolezze, e cerchiamo di, da qui a maggio, se c'è la volontà, non, che dicono, per esempio, la commissione diceva che aveva questa fretta, ma al giorno d'oggi sono passati 6 mesi, abbiamo fatto diversi incontri, e questi incontri comunque non sono stati mai sereni, cioè con la volontà di effettivamente andare voler svolgere, sì, portare avanti. Si parlava che avevano fretta perché dovevano recuperare le somme. Sono 2 anni e queste somme il comune non le ha recuperate. Quindi, in ogni caso, se effettivamente c'è questa volontà, andiamo a vedere chi ha i requisiti. E anche perché nel 2016-2017 il comune di Mistretta ci aveva già chiesto di presentare tutta la documentazione relativamente ai pagamenti, esatto, alla composizione dell'azienda. Quindi, se andassero a spulciare, perché aveva fatto uno schema di regolamento, sì, a suo tempo già avevamo presentato io come tanti altri, si erano presentati tutti questi documenti. Quindi andare a sbirciare questa documentazione aggiornandola già sarebbe già un lavoro semplificato, e quindi automaticamente, se c'è la volontà, si potrebbero iniziare a fare dei contratti a chi ne ha i requisiti. Dopodiché, chi non ha il requisito, andiamo a vedere quello che succede. Ed è stato chiarissimo, grazie a Vincenzo Agnello. Passiamo il microfono a Giuseppe Giordano, perché Vincenzo Agnello, come Gabriella Regalbuto, hanno usato una stessa parola: accelerare i tempi, che poi in realtà è quello che chiede anche il comune di Castel di Lucio. Lei è segretario di questa cooperativa San Placido, che ha riunito queste aziende agricole che si sono potute permettere l'affitto di un feudo così vasto, il feudo Francavilla. Ora, il vostro timore, mi pare di aver capito, è che questo fondo non venga più utilizzato e sfruttato positivamente proprio per l'economia e per far vivere le famiglie dignitosamente dai castellucesi. Dico bene o ho sbagliato? Dice benissimo. Io, mi conoscete, sono Pippo Giordano a Castel di Lucio, Giuseppe a Mistretta, da 30 anni lavoro a Mistretta, quindi sono un vostro compaesano, mi sento così. Noi, allora, siamo felici, perché tra Mistretta e Castel di Lucio c'è stato sempre un ottimo rapporto. Quindi non siamo qua a farci la guerra, siamo qua perché sarebbe una guerra tra poveri. Ecco, sono semplicemente qua a chiarire. Certo, certo. Il nostro disagio, ecco, il nostro disagio. Cioè, voi temete questo, che non è più possibile, certo, lavorare? E temiamo questo, temo questo, perché rappresento i 40 soci che io gestisco la cooperativa, mm-hmm, 40 famiglie, che posso dire con chiarezza che è l'unico sostentamento per queste 40 famiglie. Il proseguire di questa lungaggine, proseguire di non addivenire a una soluzione in breve tempo, come ha detto bene l'avvocato, come ha bene detto l'amico Agnello, sarebbe un disastro sociale, e spiego perché. Io voglio fare un po' di chiarezza. La cooperativa ha avuto questo terreno concesso dal prefetto Stella nel 1945, dico 1945, quasi un secolo, anzi posso affermare un secolo, da ben 75 anni. Quindi per noi tutta questa storia è una cosa che è un fulmine a ciel sereno. Certo. Eravamo no, sempre da 70 anni per noi, lavorato. Anche perché voglio far presente che a suo tempo questo terreno, suppongo e sia così perché mi sono documentato, è stato dato ai cittadini castelluccesi per uso civico, perché essendo il nostro terreno, il nostro territorio molto piccolo, ristretto, esico, il prefetto dopo guerra, nel 1945, ha tenuto opportuno distribuire la terra a tutti i contadini zonali. Quindi noi facciamo parte anche a questo territorio. Ora, la problematica che il contratto non ci viene più rinnovato attualmente, per un anno già noi abbiamo fatto perso. Abbiamo fatto
enormi sacrifici. Come diceva bene il sindaco, qualche azienda è già chiuso, anche perché io sono un commercialista e quindi curo quest'altro aspetto. Tiene i conti proprio. E sto vedendo proprio il disagio di questi allevatori. Disagio che per ora hanno semplicemente, come si dice, spostato un po' il tiro, ma che non riusciamo più per due motivi. A, perché non potendo più ottenere un regolare contratto di affitto perderemmo quei titoli acquisiti da 75 anni, da quando ci sono gli aiuti comunitari. B, tutti gli animali, non avendo territorio, purtroppo sono destinati alla macellazione. Io sono uno di questi che per questi disagi, è vero che non sono un operatore del settore, però avevo una piccola azienda, sono stato costretto attualmente a venderli. Quindi è un dramma sociale. È vero che ho preso che ci sono 70 busti, ma per noi il diritto di rivelazione che vendiamo e che venderemo oggi e che venderemo nel futuro in tutte le sedi opportune, per noi è un diritto sacrosanto, a nostro avviso. Perché 75 anni di possesso, e spiego pure agli amici di Mistretta, gli amici di Castelluccio lo sanno, noi in questi 75 anni, in questo feudo Francavilla, abbiamo fatto tante migliorie. Abbiamo fatto dei capannoni, lasciamo stare lo Stato, le cose, ora abbiamo fatto delle strade, abbiamo fatto capitazione delle acque, quindi abbiamo fatto grosse recinzioni. Quindi in qualche modo ce lo sentiamo nostro questo terreno. Ma non perché... E ve ne diamo atto perché avete tenuto diciamo, l'economia in piedi delle vostre famiglie del territorio di Mistretta. Voglio ringraziare pubblicamente il sindaco, perché se il sindaco si è mosso perché 40-50 allevatori castelluccesi hanno chiesto un aiuto sociale, un aiuto, chiamiamolo politico, anche se la politica c'entra poco, perché poi sono delle cose che poi saranno sviscerate nelle sedi opportune. Una cosa che, leggendo i ricorsi, qualche cosa sono rimasto un po' deluso. E spiego, forse è stata una distrattezza, è stata qualche leggerezza, perché ci è messo nel ricorso che c'è stato un po' di... quel feudo di Francavilla è rimasto 480 ettari, però io voglio spiegare questo aspetto, le 480 ettari, perché noi siamo 42-43 soci, 480 ettari, facendo una semplice divisione matematica, a ogni singolo socio ci vengono 12 ettari di terra, quindi non è che il feudo Francavilla viene assegnato a una singola azienda che poi sarebbe diciamo, una disparità sociale. So pure almeno che tutti gli altri lotti non sono stati neanche, penso, suddivisi. Dico, quindi altri è stato un trattamento... invece sono stati smembrati. Qualcuno credo, è stato smembrato. Sì, però io voglio difendere il nostro dicendo che noi 480 ettari ci siamo 42 aziende e quindi ognuno di noi abbiamo 10 ettari, ognuno di noi, parlo perché sono anche un socio, come se ci mandiamo da padre e figlio, c'era mio nonno, parlo di me, quindi il problema di spezzettare i 480 ettari, giusto, a nostro avviso per la nostra cooperativa sarebbe un disagio sociale, perché è chiaro che verrebbe meno il diritto di prelazione e verrebbe meno poi che ogni azienda non può andare a concorrere nel singolo questo lotto. È un problema questo... che sollevate voi, ma che mi pare sollevano sì. Voglio chiedere una cosa al Presidente del Consiglio e poi le ridò la parola. Da questo Consiglio Comunale cosa è emerso? Voi avete prodotto un documento? Facciamo una sintesi per... andare a toccare i punti principali. Intanto buonasera a tutti e grazie per l'opportunità che ci date per spiegare un po' quello che è un tema fondamentale e a quanto emerge dalla discussione anche un tema abbastanza delicato in quanto di difficile approccio, perché ci sono sia aspetti tecnici però giuridici però ci sono anche aspetti sociali e aspetti economici, quindi questo mi sembra che è stato qua evidenziato e che tutto sommato è stato evidenziato anche nel Consiglio Comunale che è stato tenuto a Castel di Lucio su invito diciamo degli allevatori, perché è vero, Ragioniere Giordano diceva la politica c'entra poco, però noi siamo la rappresentanza dei castelluccesi, quindi in questo caso degli allevatori, perché se si fa riferimento a 40, 42, 45 famiglie
famiglie. Diciamo che in un paese piccolo come Castel di Lugio noi sentiamo che il problema interessa tutta la comunità, e quindi all'unanimità il Consiglio Comunale ha deciso di trattare questo argomento e all'unanimità ha prodotto un documento dove tutto sommato si evidenziano queste difficoltà che i nostri allevatori in questo momento avvertono, e lo avvertono semplicemente per il problema del tempo, è stato evidenziato. Quindi la cosa fondamentale è quella di giungere quanto prima alla definizione e all'assegnazione di questi fondi, perché assegnare questi fondi significa dare la possibilità all'azienda di operare e quindi di poter espletare la propria attività lavorativa, e come è stato detto anche non da meno bisogna anche evidenziare l'aspetto delle mandrie che andrebbero a essere problema imminente, quello di maggio, ecco, in maggio, perché non sanno dove andare diciamo l'attività contributi. In questo periodo, che magari nel periodo invernale viene svolta a stabulazione fissa, mm-hmm. è chiaro che in primavera gli animali vanno al pascolo, quindi, e poi soprattutto anche l'aspetto economico non da meno. E quindi questo tutto sommato emerge sia a difesa degli allevatori castelluccesi, ma devo dire nel Consiglio Comunale in diversi momenti è stato fatto riferimento anche agli allevatori mistrettesi e del comprensorio. Infatti, mi pare di aver capito da quello che stiamo dicendo che il problema è comune. Il problema è comune. Quindi questo lo voglio ribadire, perché è espressione di tutto il Consiglio Comunale. È un problema che avverti il territorio. Quindi noi noi tutti facciamo parte di questo territorio, ed è giusto che questo territorio possa essere, avere la possibilità di, non lo voglio dire di sopravvivere, perché essendo l'attività agricola l'attività prevalente, l'attività più importante, che viene svolta principalmente dai nostri concittadini, quindi lo dobbiamo dire, sia il territorio di Mistretta che il territorio castelluccese sono dei territori montani, quindi per vocazione l'attività dell'allevamento e l'attività agricola rappresenta la fonte principale. Quindi noi abbiamo avvertito questo, siamo a sostegno dei nostri allevatori, così come ho ribadito, a sostegno di tutti i cittadini che svolgono questo lavoro all'interno di questo territorio. Noi dobbiamo difendere tutti assieme questo territorio, dobbiamo dare la possibilità ai nostri cittadini di poter vivere al meglio. Secondo me il problema va affrontato come un problema di zona, non come un problema dei mistrettesi e dei castelluccesi. È vero che c'è la questione del feudo Francavilla, quindi se vengono riconosciuti gli usi civici lì vengono meno gli affitti dei terreni ai castelluccesi, però come il problema è vostro, è anche dei mistrettesi. E c'è un grosso problema che è emerso un po' da questi mesi, insomma, noi ci siamo occupati in questi mesi abbiamo fatto cronaca, abbiamo fatto notizia. Io ho dei titoli, prego la regia di, vediamo se riusciamo a farli vedere, io nel frattempo ve li leggo. Vabbè, questa è la protesta di Mistretta. La stampa del 4 gennaio 2020, quindi recente, allarme tra gli allevatori valdostani, sempre meno al peggio a causa degli speculatori. Poi ancora la Repubblica del 22 agosto, va bene, 2019, lo faccio vedere, però io se lo metto così non riesco più a leggere, vediamo se sono brava. Finti pascoli sugli alpeggi lombardi per ottenere fondi, 98 denunciati per la maxi truffa all'Unione Europea. E Virtù Quotidiane, lo rimetto a favore di telecamera, la mafia dei pascoli sugli alpeggi aquilani e le mani dei truffatori, leggo anziché farlo vedere a voi che mi è più facile, la mafia dei pascoli sugli alpeggi aquilani, le mani dei truffatori dei fondi Unione Europea. Rischiamo che ci sarà il titolo Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud, eccetera eccetera. È vero Riccardo Zuccoli, qual è il problema che lei come rappresentante sindacale, quindi rappresentante di questi allevatori, ha sollevato? Che questi fondi vadano in mano? Questa è la paura che tutti abbiamo sollevato fin dal primo momento.
E insieme appunto come comunità, non divisi in paesi, comuni o tradizioni, abbiamo sollevato il problema e la paura che questi fondi possano essere oggetto solo di speculazione di terzi assolutamente incontrollati e incontrollabili, che non portano assolutamente nessuna ricchezza nelle casse né di questo comune, né del comune di Castel di Lucio, né di tutto l'indotto che può esserci intorno. Portano via e portano confusione e portano depauperamento di tutto quel contesto invece produttivo che fino adesso è stata la base di questo contesto sociale, già per motivi di crisi generale molto molto minore nella sua potenzialità rispetto a quanto poteva essere 10 anni fa, logicamente, e che ormai nell'allevamento è forse la fonte principale del sostentamento, che sia Castel di Lucio, sia Mistretta, ma sia poi anche tutto appunto i dintorni, perché sono sempre la stessa popolazione che è anche a Reitano o è anche a Santo Stefano o a Motta. Non parliamo di questo. Questo è il grosso problema che abbiamo sempre sottolineato, abbiamo fatto presente al commissario più e più volte, sul quale ci siamo incontrato, scontrato, insieme abbiamo formato il pensiero e gliel'abbiamo, come era documentata lei, abbiamo documentato lui su questo pericolo, che secondo lui invece non esiste, ma ora questo si vedrà appunto invece quando 70 buste verranno aperte. Abbiamo trasformato quello che era appunto un diritto, una discussione, una tradizione, abbiamo trasformato invece in una roulette delle possibilità. 70 buste per il feudo Francavilla. Il che significa appunto che è una roulette, tu è diventato tutto quanto, la sorte comanderà l'assegnazione di questi fondi e potrà essere qualcosa che appunto solamente porterà via speranza, tradizione e onore a questi. Diamo il microfono. A tutto questo diritto di prelazione è riconosciuto. Il nostro punto di forza però è che noi vantiamo il diritto di prelazione, sì, ma e quindi ci facciamo forte su questo diritto di prelazione, un diritto acquisito negli anni, un diritto perfetto, acquisito ma la prelazione anche degli abitanti di Mistretta, perché è un loro uso civico, ma eravamo arrivati a questo accordo infatti, dove normalmente si riusciva a continuare a convivere come si era fatto finora, voi nel Francavilla e gli abitanti di Mistretta negli altri, ma non si può neanche potrebbe essere una ai mistrettesi soluzione il discorso equa. Di una prelazione in quanto mistrettesi, in quanto è un loro uso civico, in quanto loro hanno un diritto di cives approfondito appunto dalla dottoressa, che è inalienabile, sul quale non si può poi andare invece con una sorta. Però ancora non è riconosciuto. È riconosciuto. Questa è stata la grossa discussione. È riconosciuto, ma il regolamento non lo prevede. Facciamo questa chiarezza. È riconosciuto, esiste, ma non se ne fa cenno nel regolamento. È stato contestato durante le riunioni, durante gli incontri che abbiamo fatto con i commissari, che siccome negli anni questo diritto non era mai stato esercitato dai cittadini di Mistretta, si fosse prescritto. Abbiamo chiarito a tutti che il diritto è imprescrittibile. Dal 1930 c'è... 1927 è la prima legge, la 1766, una legge del 1927 in cui si parla, viene istituita una commissione, vengono mandati dei commissari nei vari territori per fare la ricognizione del demanio civico, e il primo regolamento è del 1933, se non erro. Comunque siamo sempre prima della Seconda Guerra Mondiale. Dico, è un diritto imprescrittibile, è un diritto non usucapibile ed è un diritto inalienabile, per cui i cittadini di Mistretta per 50 anni non hanno mai parlato del diritto del demanio civico, una mattina si svegliano, sentono la necessità di difendere il proprio territorio e lo fanno invocando un loro sacrosanto diritto che purtroppo ad oggi non gli è riconosciuto. Voglio dire una cosa, se mi è permessa, abbiamo fatto un incontro il famoso 8 agosto presso la sala consiliare del comune di Mistretta, c'erano anche il segretario, c'era il presidente del consiglio del comune di Castel di Lucio. Lì noi siamo molte organizzazioni sindacali, le vostre, sicuramente. Sì. Infatti. Lì in quell'occasione noi siamo andati incontro alla comunità di Castel di Lucio, perché Mistretta e Castel di Lucio sono confinanti, hanno lavorato sempre insieme, sono in buoni rapporti, e naturalmente i cittadini di Mistretta hanno detto: noi non vogliamo estromettere le comunità limitrofe. Se Castel di Lucio ha necessità, e sappiamo che ha necessità di pascolare a Mistretta, così come se ha necessità a Reitano piuttosto che Pettineo, loro possono continuare a pascolare sui terreni di Mistretta. Noi dobbiamo bloccare gli speculatori che vengono da fuori, l'Agrigentino,
così come ci sono buste che vengono addirittura dall'Agrigentino, io l'ho nominato più volte e poi alla fine abbiamo buste da Agrigento, così come l'allevatore lombardo, lo speculatore lombardo forse è meglio, che viene qui a portare degli asini che lascerà lì a morire. Quindi noi abbiamo detto, visto che i tempi per la ricognizione degli usi civici sono lunghi e stiamo arrivando adesso a una definizione, fra 2 settimane dovremmo avere questa relazione, visto che sono lunghi, noi chiediamo un diritto di precedenza per proteggere i cittadini di Mistretta proprio da questi speculatori. Rimane fermo il diritto di prelazione, rimane fermo tutto. Noi abbiamo un documento che adesso infatti non ho portato, comunque è del commissario della commissione prefettizia, in cui lui è un foglietto azzurro, non me lo dimenticherò mai, ci dice che nel caso in cui non operi il diritto di prelazione, sì, opererà il diritto di precedenza per il giovane e il diritto di precedenza per chi avrà il certificato di residenza storico più antico. Perfetto. Sì. Ci ritroviamo il bando. Ma il giovane è quello tra i 18 e i 40 anni. Tra i 18 e i 41 anni non compiuti. Quindi è fuori, molti rimangono fuori. E quindi noi abbiamo detto, va bene, a questo punto noi ci stiamo, perché in questo modo se il cittadino di Mistretta può dire, attenzione, io ho la precedenza e lo può dire a qualunque condizione, a me va bene. E andava bene a tutti. Ci ritroviamo il regolamento che è stato emanato a settembre, il diritto di precedenza a parità di offerta. Allora mi prendi in giro. A parità di offerta significa che se un tizio offre, ipotizziamo 100 euro e un'altra persona offre 500 euro, l'altra può rivendicare dicendo io posso solo se arriva 500. Che questo è previsto per la prelazione. Noi abbiamo chiesto, questo è il diritto di prelazione per ogni cosa, per sì, tutte le sì, aste, per tutto, diciamo, è in questo generico. Caso però la prelazione spetta a chi era. Ma forse non è applicabile ai fondi rustici. Forse non è applicabile, infatti la prelazione l'ha riconosciuta, lui ce l'ha riconosciuta in questo foglio che c'ha, c'è scritto che il diritto di prelazione è riconosciuto. Sì, assolutamente, la ma prelazione a parità sì, di offerta. La precedenza a parità di offerta, la precedenza del residente a parità di offerta, la prelazione con l'onere, infatti nella busta quando si compila il modulo si deve fleggare, diciamo, si deve barrare la dicitura in cui si dice mi assumo l'onere di versare eventualmente il canone che è stato offerto, il canone maggiore che è stato offerto da chi non ha tale diritto, per cui esercito la prelazione. Vincenzo stava dicendo qualcosa sul diritto di prelazione. Questi ci sono diritto prelazione, però questi sono garantiti. Essere, il rischio qual è? Che ci potrebbe essere qualche cavillo. E vengo e mi spiego, non sì, tutte le aziende, cioè gli ultimi contratti, parliamo di 15 anni fa, adesso con i 2 anni scaduti, parliamo di 17 anni, in questi 17 anni molto probabilmente il vecchio signore che ha fatto il contratto, l'allevatore ha fatto il contratto, niente di strano, che ha ceduto l'azienda alla moglie, al figlio, per una questione di continuità. C'è una continuità, però questo diritto che c'era il tizio X, oggi ci sarà il tizio Y, l'azienda ha continuato a esistere, è prevista poi che, diciamo, questo diritto venga garantito ai figli, o mi dicono per esempio, quindi c'è anche questa preoccupazione l'affittuario originario era per esempio Agnella, io faccio l'esempio sempre, suo esempio nostro, della famiglia sua, era Agnella Antonino che poi è passata alla moglie e poi adesso è passata a Agnello Vincenzo, quindi di Agnella Antonino non c'è più traccia. Quindi loro potrebbero anche uscirne, impugnare questa situazione, uscirne che togliere poi Antonino il terreno, non ha più diritti di prelazione e tutto quanto. Quindi anche questo andrebbe chiarito. Anche la cooperativa penso che ci possa essere questo problema. E non so se... No, lei è un soggetto giuridico. Non lo so, però cioè, ci potrebbero essere questi piccoli cavilli che magari giustamente gli speculatori li vanno magari a cercare. E quindi possono usufruire del terreno a trovare quindi che tutte queste garanzie, altra garanzia che ci ha dato il commissario, che loro dicevano che nel momento in cui fanno i contratti andranno a fare tutte le verifiche, intanto facciamo il contratto, giusto? E io perdo il contratto e poi perdo diciamo l'affitto di quel terreno, dopodiché il tempo materiale, se li faranno, quanto li faranno, passa il mese di maggio. Anche se domani si accorgono che chi ha preso il nuovo contratto non era il soggetto che poteva prendere questo, e lo potrebbero ritornare a me, ma nel frattempo questo passaggio io ho perso tutto, quindi mi ritornano ci sono altri problemi che andrebbero attenzionati, sì, perché penso che è mancato il confronto con le associazioni di categoria in questi ricorsi, per esempio
Questi ricorrenti dicevano la maggiorazione spropositata del canone di locazione senza consultazione delle associazioni di categoria. Poi la riduzione della durata dell'affitto, ne sto leggendo qualcuno, sì, da 15 anni a 8 anni senza previa consultazione delle associazioni di categoria. Riccardo Zuccoli. Perfetto, questo è proprio, diciamo, il mio ruolo che porto avanti come parte sindacale. Allora, queste sono deroghe a quella che è la legge agraria, la legge 203 del 1982, ma deroghe che sono oggetto di discussione, devono essere, non oggetto di mera accettazione e abbassamento di testa, perché altrimenti non si fa il contratto. Questo è un altro punto da capire. Il sindacalista aveva un ruolo ben specificato di tutore dei diritti, di tutore dei diritti di quello che era l'allevatore in questo caso, per confrontarsi con quello che era il padrone del terreno. Quindi dovevano essere portate avanti ambedue le istanze per trovare logicamente un punto in comune. Certo. L'equo canone è uno degli oggetti che poi sono stati poi magari anche superati, ma sui quali infatti siamo andati incontro tutti per delle maggiorazioni eventuali. L'altro discorso sul il tempo di lunghezza di questo contratto. Però a noi non è stato dato un momento di discussione, di dialogo e di confronto, ma solamente tu devi ratificare, perché senza la nostra ratifica di parte come sindacalisti non si può andare in deroga a quello che è invece il corpo madre, 15 anni, equo canone, fermo, fisso. Invece con la firma di ambedue le parti rappresentate da organismi sindacali si può andare in deroga. Però appunto non c'è stata richiesta una partecipazione. Quando l'abbiamo offerta, e offerta più volte, anche purtroppo urlandola, ecco, ci è stato risposto con un urla ancora più grande: ok, tu l'hai detto, io non t'ho sentito. Quindi è mancata questa comunicazione, sì, questo dialogo. Sì, che magari e tra le altre cose porto avanti oggi. Avrebbe semplificato un po' di cose, magari. No, e quindi è previsto il confronto, si chiama commissione, si chiama un insieme di pareri diversi che si uniscono e formano un nuovo parere, oggetto della comune volontà. Tra le altre cose, anche devo dire, i colleghi della Copagri sono sempre stati presenti in questa discussione. Ci siamo fatti veramente momenti di cattivo sangue, a volte purtroppo, anche se poi si è arrivato a un ottimo punto di comunione appunto con i colleghi di Castel di Lucio, anche con le rappresentanze sindacali di Castel di Lucio, confrontandoci, ma in ogni caso appunto confrontandoci molto costruttivamente. Questo. Infatti, invece niente. Adesso cosa attendete? Voi attendete le risposte? Allora, no, anche ritornando alle questioni affrontate, è chiaro che la commissione prefettizia non è un organo politico, è chiaro che è un organo che ha una funzione che è diversa dall'organo politico. L'organo politico magari avrebbe potuto gestire la vicenda in un altro modo. Io credo che la Commissione ha dovuto valutare sì la legge speciale, ma anche attenersi al codice degli appalti, perché è chiaro che è sempre l'ente pubblico, e questo mi risulta insomma in questo anno e mezzo di amministrazione, deve per forza attenersi a dei criteri di economicità, di efficienza, per cui è chiaro che loro hanno nel redigere, infatti all'articolo 1 parla proprio del codice del regolamento, parla proprio fa riferimento principalmente al codice degli appalti. Ora il codice degli appalti consente di poter valutare se l'offerta più vantaggiosa è un'offerta anomala o non lo è. Quindi è evidente che nel momento in cui si insedierà una commissione che dovrà valutare, io sono convinto che la commissione darà un input in modo da valutare se l'offerta è anomala. È chiaro che io credo che se arriva un'offerta dal Trentino Alto Adige di un soggetto X e che mette una cifra spropositata, è evidente che è un'offerta anomala. E che ci siano 70 buste presentate per che ci siano 70 buste per il fondo Francavilla
non mi scandalizza, perché chiaramente è il lotto di 480 ettari, tenuto conto il fatto che fa gola, è chiaro, anche perché chi partecipa può partecipare a tutti i bandi e per tutti i lotti, ma poi dovrà scegliere un solo lotto, uno, sì, quindi sì, è evidente, sì, sì, che chiunque è attratto dall'idea di potersi aggiudicare il lotto che oggettivamente è il più esteso. Quindi non mi preoccupa il fatto che ci siano i 70. Cosa la preoccupa, sindaco? Mi preoccupa, la cosa che mi preoccupa è che questo sforzo che hanno fatto i commissari è uno sforzo che ha prodotto un regolamento e ha prodotto dei bandi, ci ha messo in condizione di partecipare. Io ho fiducia in questo percorso, quindi ritengo che si possa in tempi brevi arrivare ad una soluzione. Se si dovesse bloccare, chiaramente questo creerebbe questo è chiaro, che i commissari, la commissione prefettizia sta portando avanti un compito arduo, sta mettendo ordine in una situazione difficile. Di fondi rustici se ne parla da secoli, è una questione annosa, quindi è chiaro che faranno le loro verifiche, le stanno facendo. Il problema è che da quando c'è stato questo regolamento e questi bandi si sono sollevati chiaramente i problemi che vanno a toccare i singoli allevatori, quindi si dovrebbe trovare, mi pare che questo stiamo cercando anche con i rappresentanti sindacali, il rappresentante della categoria, anche con voi, lei che rappresenta quelle 40 famiglie, di trovare una soluzione, di semplificare, di eliminare i problemi che ci sono, che mi pare che sono stati portati avanti, no? Sono oggettivi, li abbiamo analizzati, non li ripetiamo. Non c'è nulla da dire, chiaro. Anche quello che poco fa diceva Vincenzo Agnello, insomma sono tutte situazioni che certo, nel particolare si possono verificare. Faccio una domanda agli avvocati, ma il TAR potrebbe accettare qualche punto e proseguire il... No, se sospende il bando lo sospende tutto. Noi non conosciamo, io non ho letto neanche un ricorso. No, neanche io, non parlo quindi ora. Bisogna vedere, no, a domanda risponde il TAR, bisogna vedere cosa hanno chiesto i nostri colleghi in questi ricorsi. Intanto noi questi ricorsi di cui parlavamo noi, di cui ci siamo occupati, non sono i ricorsi al TAR. Credo che uno sia stato al TAR, ma noi non ne abbiamo contezza, quindi non... C'è un ricorso... Invece tre sono stati presentati alla Regione. Alla Regione, sì, al Presidente. Al Presidente della Regione, che è un ricorso straordinario sempre, sì, comunque. Esatto. Sì, sì, non viene, certo. Sì, sì, amministrativo. E lì adesso è questa notizia fresca che la Regione chiede ai commissari di produrre una memoria spiegando come sono stati... Qualora facesse opposizione, il Comune si farebbe il giudizio di trasposizione al TAR e quindi andremo a finire sempre e comunque al TAR, che con molta probabilità è quello che accadrà. Quindi l'auspicio qual è? Cerchiamo di concludere perché siamo in chiusura. Il problema qual è? Che già due bandi sono stati espletati, sono state presentate delle buste, mm-hmm, e chi ha partecipato comunque ha sostenuto delle spese, perché o hanno prodotto materialmente l'assegno piuttosto che il bonifico, o hanno presentato la polizza assicurativa, ma almeno 200-300 euro sono state spese, certo, da questi allevatori. Quindi ora, se noi dovessimo fare un passo indietro, o i commissari dovessero fare un passo indietro, come si pongono rispetto a quelli che già hanno presentato le offerte per i bandi, comunque per i lotti che sono stati già messi a bando? Io questa è una domanda che mi pongo, non so come si potrebbe risolvere. Voi nel frattempo state cercando di raggiungere i commissari per appunto dialogare con loro? Lo chiedo al sindaco, lo chiedo anche a noi. Abbiamo nel documento che al presidente abbiamo chiesto ai commissari di costituirsi in giudizio, certo, e di sostenere le ragioni che loro hanno le ragioni del bando. Abbiamo chiesto al prefetto di vigilare perché questo percorso non si interrompa. Chiaramente è chiaro che lo strumento che abbiamo è questo, cioè che diciamo che i commissari hanno, dopo un'interlocuzione, qualcosa l'hanno modificata, certo si poteva fare di più,
evidente. Quindi, cioè, che cosa io, francamente, noi nel documento diciamo che ci auguriamo che il TAR non sospenda, perché se dovesse sospendere e i tempi si riducano, perché se il TAR sospende, che cosa succede? Che si va al merito, si bloccano tutta la procedura e chiaramente si va al merito quando c'è punto interrogativo. Riccardo Zuccoli, si poteva fare di più, diceva il sindaco Nobile. Si poteva fare di più? Si può fare di più nel regolamento, credo, giusto? Si riferiva a quello? Sì, fare di più, nel senso, si poteva ascoltare di più le istanze portate dalla base, che è quella che conta. Da chi mette le mani in pasta, da chi lavora. Si poteva fare di più questo, per riconoscere a tutti quel po' che aveva, che ognuno di sé aveva di diritto in questa situazione, diritti pregressi, diritti di cittadinanza, diritti di famiglia, diritti di tradizione, questo andava fatto, ascoltare di più il territorio, questo non è stato fatto, quindi se queste incongruenze vanno avanti, e purtroppo abbiamo quei pericoli dei quali noi più che altro abbiamo timore, in particolar modo questo discorso delle speculazioni, mentre invece devo fare un plauso a tutta la comunità, perché si è sempre incontrata, sempre confrontata, ha scelto la manifestazione pacifica anche in occasione quando con campane e campanacci siamo andati per le strade del paese, ci siamo sempre confrontati anche con tutti quanti i colleghi per costruire delle versioni che fossero il sunto, non stiamo solo discussioni, sì, non discussioni immagini sterili, ma che un sunto che portasse sempre a una soluzione da proporre, perché poi non ci è stata accettata, però in ogni caso era una soluzione che veniva proposta. Ecco, nelle immagini che stanno scorrendo, sì, appunto, ci siamo incontrati più volte presso la Cerere, per le strade di Mistretta, quando siamo andati a fare la ricognizione degli usi civici, in quella fotografia era appunto l'avvocato come parte legale, ma c'erano anche io come parte sindacale e l'altra parte era Sebastiano Sanzarella come parte Copaldi, quindi sempre parte sindacale a rappresentare la comunità. Quindi il percorso è stato fatto veramente in una maniera, voglio dire, matura. Mentre questo voglio aggiungere, scusa, ci siamo spesso confrontati anche con lui, anche per le strade del paese, ci siamo confrontati costruttivamente. Devo dire che su anche questo... io e lui abbiamo alzato la voce, ma sempre alla fine siamo arrivati tra di noi, ma costruttivamente. Sulla strada della legalità. Sulla strada della legalità. Questo. Vorrei aggiungere. Io a proposito, ma infatti, ed era questo il plauso più grande, era questo da riconoscere, era la volontà di una comunità. Lo spirito con cui andare avanti è questo. Vorrei dire che una cosa che mi preme anche in riferimento alla comunità che rappresento, devo dire che la cooperativa, dopo che ha ricevuto l'ordine di rilascio, con difficoltà ha rilasciato, si è ritirata dai terreni, ha accettato tutto, non ha posto condizioni, perché qua mi rivolgo, perché rilasciare un fondo avrebbe comportato accampare diritti, certo, che avrebbe sulle migliorie di cui parlava il ragioniere, certo, esatto, non lo ha fatto proprio per non ritardare l'iter, quindi si è legata le mani per poter arrivare a un obiettivo. Certo, se dovesse. E adesso bisogna arrivare a questo obiettivo. Noi siamo in chiusura, sì, velocemente. Cosa che proprio mi rifaccio alla parola del sindaco, che noi effettivamente l'articolo 17 della legge che spiegava 203. L'amico la 203 dell'82, la legge agraria, i patti agrari, è chiaro che noi abbiamo ancora questo diritto e quindi ancora la rimessione al fondo. Quindi cose che ancora non vantiamo. Certo. Per questo dice, è vero che ci sono i protocolli, è vero che c'è la legge e noi siamo stati sempre rispettosi. Da 75 anni abbiamo pagato sempre il nostro canone, non abbiamo mai avuto un contenzioso con un ente pubblico. Ma questo è riconosciuto. Noi abbiamo mantenuto abbiamo fatto delle migliorie nel passato. Quindi io chiedo parte degli strettesi che avevano parte come ma non è che ci sono comunità brave e comunità cattive. Infatti, ma non è che, perché il problema qual è? Che le vicende del comune di Mistretta inevitabilmente si ripercuotono sugli allevatori di Mistretta. Certo, per cui noi più e più volte siamo stati tacciati di essere mafiosi, di appartenere ad un comune comunque che era stato sciolto per mafia, e per questo motivo gli allevatori di Mistretta sono stati penalizzati. Questo è l'errore. Perché ci saranno stati gli allevatori di Mistretta
forse magari anche qualcuno di Castel di Tucci, sì, parte, che non hanno pagato i canoni. Quella gente merita di non vedersi riconosciuto alcun diritto. Ma non che per un peccatore paghino. Ma non che per un peccatore poi alla fine si ritroviamo. Anche la legge agraria permette fino in ultima istanza davanti al giudice di poter saldare il proprio debito. Quindi non hanno pagato, non mettiamoli al muro, non fucilliamoli. Possono recuperare, abbiamo possono saldare. Non è che stiamo parlando contro il bene o contro il male. Ecco, questo voglio dire. Facciamo un appello e concludiamo. Un appello che sono vicino a tutti gli allevatori mistrettese e castellucese. E questo penso tutti. Sia anche per deformazione professionale. E chiedo, prima alla Commissione Prefettizia, al Prefetto di Messina e al Presidente della Regione, che faccio il mio appello perché io rappresento la cooperativa, che noi da 75 anni, come ho detto in precedenza, deteniamo questo fondo, che è l'unica economia del Paese è l'agricoltura. Quindi la legge la rispettiamo, la stiamo rispettando, ma chiediamo altrettanto aiuto affinché il popolo di Castel di Lucio non possa trovarsi in un disagio sociale e far sì che i nostri allevatori, i miei amici allevatori, non devono prendere la valigia a 50-60 anni ed andarsene non so dove, e quindi affamare la nostra terra. Quindi è un aiuto legale e sociale che chiediamo al Presidente, al Prefetto, in questo caso ai commissari di Mistretta. E come lo chiedo, per me, per la mia cooperativa, che amo e che stimo e che proteggo, lo chiedo per tutti gli amici di Mistretta, allevatori, tutti gli amici di Castel di Lucio, allevatori. Grazie a voi di avermi dato questa possibilità di poter difendere i diritti sociali. Vorrei far concludere a Vincenzo Agnello, che rappresenta proprio la categoria. L'allevatore, è l'allevatore lui anche, non ce lo dimentichiamo. Volevo fare un appello. Intanto in questa assegnazione spererei che ci fosse equità, quella che fino ad oggi non c'è stata. Quindi equità per tutti coloro che ne richiedono e che hanno i requisiti. Dopodiché è di non giocare sulla pelle di chi lavora, che si alza la mattina all'alba e fino a quando tramonta il sole ancora è a lavorare dietro gli animali e dietro la campagna. Sabato, buonasera a tutti. Natale e Pasqua. E non ci sono né feste, non ci sono state tutto quant'altro. È vero. E allora noi siamo in chiusura, devo salutarvi, è stato bello questo tempo trascorso con voi, perché quando si affrontano problematiche comuni, insomma, è bella la condivisione, Speriamo di arrivare a una soluzione che sia bene per tutti. Noi torneremo a parlare dei fondi rustici, vediamo tra due settimane se la Commissione Prefettizia ci dà qualche notizia e magari ci rincontreremo per discutere di fattori più positivi, ecco, di quelli che emergono, di parlare di qualche passo avanti. Io ringrazio tutti i miei ospiti e ringrazio chiaramente come sempre il mio pubblico. Un abbraccio, ci vediamo venerdì prossimo.